Alla CR si fanno tante cose. Giochiamo, impariamo, inventiamo e lavoriamo anche. In poche parole, ogni sabato pomeriggio ci troviamo in oratorio per divertirci e scoprire qualcosa di nuovo nel Vangelo e negli altri. È per questo motivo che alla CR si festeggia. Festeggiamo perché siamo insieme ai nostri amici. Festeggiamo il giorno del tesseramento. Festeggiamo con le gite di primavera. Festeggiamo con gli amici degli altri paesi durante le feste zonali. E soprattutto, festeggiamo con gli amici di sempre durante la notte in oratorio. Cos'è la notte in oratorio? Vieni a scoprirlo! Mi chiamo Marta, ho 17 anni e sono un'animatrice della CR. Io sono Damiana, ho 15 anni e sono anche un'animatrice della CR. Ho iniziato la CR quando avevo 6 anni, da animata. Ho continuato, ho sempre continuato, non ho mai smesso, fino all'età di 14 anni circa. In cui sono diventata animatrice. Io ho iniziato a partecipare alla CR in seconda elementare, ho smesso in prima media per poi ricominciare in seconda media come aiuto animatrice e da quest'anno sono un'animatrice a tutti gli effetti. La CR è, per me è un luogo, diciamo, è una famiglia ormai, è molto importante per me. Non saprei neanche io come spiegarla, però mi dà tante emozioni positive e mi fa sentire parte di qualcosa, quindi mi rende, diciamo, speciale. Anche come ha detto Marta, quando ero piccola, durante un lavoro di gruppo, ci avevano chiesto cosa significasse per me la CR e avevo risposto che per me era una mia seconda famiglia e anche tuttora credo che lo sia. Proprio perché ho instaurato un rapporto di amicizia con gli altri animatori, ma soprattutto anche i bambini. Vedere che mi sorridono ringraziandomi per quello che faccio dà molte emozioni. Io sono Damiano, ho 21 anni, faccio la CR dalla seconda elementare. Quando ancora eravamo 5-6 bambini, il responsabile era Daniele Lanfredi e poi crescendo anche l'amicizia con Daniele sono entrato a fare l'animatore e poi più grande sono diventato educatore. Adesso sono il responsabile. Che cosa mi piaceva della CR? Mi piaceva venire a giocare, incontrare gli altri bambini, fare cose che a casa ovviamente non si potevano fare, avere l'occasione di giocare tutti insieme anche con gente nuova e incontrarli. L'esperienza dell'animatore l'avevo provata già al Grest e volendo provare a fare l'animatore per un po' più di tempo e magari dedicarmi meglio ai ragazzi che animavo, ho chiesto a Daniele di poterlo aiutare con i giochi e con tutte le attività della CR. Poi questo interesse è cresciuto e mi sono interessato per diventare un educatore, quindi per impegnarmi non solo nel far divertire i bambini come animatore, ma anche nel farli crescere, nel formarli, ovviamente seguendo l'insegnamento cristiano. E quindi per iniziativa personale mi sono interessato ho comprato vari libri, ho letto vari articoli, ho seguito i corsi che dovevo seguire per diventare educatore e adesso sono qui che appunto faccio il responsabile. Come ho detto, io la CR l'ho iniziata quando eravamo in 6-7 bambini, non di più. Col tempo abbiamo avuto la fortuna di diventare prima 15, poi 20, adesso siamo attorno alla trentina. Spero che questo andazzo prosegua per tanto tempo, ma soprattutto se prosegue c'è bisogno di animatori e gli educatori se poi vorranno approfondire la loro esperienza. Sentitevi liberi di venire a provare.